Hey là bella gente, ben ritrovati in un'altra parte del mio let's play di, nella mia guida Pokémon versione di cristallo. Dunque, dovevamo catturare il Gyarados rosso, che sarà il nostro nuovo membro del team al posto di Krabby. E sì, mentre noi siamo nella forma Lapras e lui è un Gyarados, affrontiamolo. Momento di pura epicità, un Gyarados shiny al 30. Proviamo qua all'ombra. Merda, che cosa ho usato? Continuo a usare fulmi sguardo, ma vabbè. Vita rossa, direi che è il momento di Mega Ball. Dragon usa Mega Ball. 1, 2, 3. Porca miseria, ha usato Ira di Drago e ovviamente c'è morto Eevee. Porca miseria, entra in questa Pokéball. Provo con una Pokéball normale. Non ci credo, con la Pokéball normale funziona. Vabbè, comunque ci ha dato una squama rossa e lì c'è Lance. I Gyarados sono arrabbiati, non è un bel segno. È già un cattivo segno che ci siano Gyarados al lago d'ira. Se i miei occhi non mi hanno ingannato, ho visto un Gyarados rosso. Io pensavo che i Gyarados fossero soltanto blu. Povera gente ignorante che non conosce gli shiny. Comunque, siccome voglio affrontare questo allenatore, non c'ho voglia di andare a curare i figli d'oro. Prima di tutto il revitalizzante e poi una super pozione. Si dice che questo lago sia sì, va bene, interessante, ma io mi ricordo che c'era un'allenatrice. Ok, niente, abbiamo sprecato revitalizzanti per niente. Va bene, così. Allora andiamo a parlare con Lance. Questo lago è pieno soltanto di Gyarados. Così i Magikarp sono costretti ad evolversi. Sei qui per quello che si dice in giro? Sei Dragon? Mi chiamo Lance, sono anche un allenatore. Sono qui per vedere se è vero ciò che ho sentito dire. Prima ho visto come lottavi, Dragon. Posso dire che le tue capacità sono davvero eccezionali. Potresti aiutarmi nelle mie indagini? Certo. Eccellente! Pare che i Magikarp del lago siano costretti ad evolversi. La causa sembra essere uno strano programma radio che proviene da Mogania. Ti aspetterò dal Dragon. E lui viene rapito dagli alieni, giustamente. Va bene. Ora schiviamo tutte queste zolle d'erba. Uno strumento! Ether Max, molto bene, non c'entro lì perché mi fottono i soldi. E andiamo qua e prendiamo, e cioè curiamoci i Pokémon prima di entrare lì dentro. Scusate. E depositiamo il nostro leggendario Krabby inutile e ritiriamo il nostro supremo Gyarados rosso. Ma guarda, il Pokémon per usare Surf l'avevo. Comunque, direi di insegnargli immediatamente subito Now Surf. E vai Gyarados. Colpo, morso, ira di drago, fulmi sguardo. Vabbè, fulmi sguardo, visto che colpo, anche se una mossa è messa sul cazzo, è comunque più utile. Allora, mettiamo davanti questo leggendario Gyarados rosso e testiamolo, no? Visto che dobbiamo andare a rompere le palle ai membri Team Rocket che sono nascosti qui. Dragonite, per raggio! Mamma mia, che brutalità! Hai colpito una persona con un iperraggio di Dragonite. Sei un mostro. Che ci fai qui, Dragon? Come che ci fai qui? Vabbè. Come pensavo, lo strano segnale radio proviene da qui. Mamma mia, che violenza. La scala si trova proprio qui. Dragon, è meglio se ci separiamo. Vado avanti io. Bene, bene. Oh no, hai scoperto la scala segreta. Io veramente non ho fatto niente, è colpa di Lance. Caspita, i suoi Pokémon tipo drago sono ossi duri. Certo, tu li affronti a mani nude e ti sconfiggerebbe anche un Rattata. Ah, vero, questi sono gli allarmi. Quindi molto allenamento.
tempo di ira di drago. Zubat, surf, perfetto, e abbiamo sconfitto. Ah, vero, ne arrivano due a botta. Vabbè, surf, poi Grimer e colpo. Rattata, ancora colpo. E la vita ti sorride quando hai un Gyarados. Allora, mi ricordo che di qua c'era questo strumento e l'oro, che io affronto perché così mi salgono di livello i Pokémon, no? 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 Sì? Sì, bravo. Zubat. E ancora colpo. E ne arriva un altro da dietro questa volta. Like Pedopear. Sto utilizzando mossa a cazzo perché tanto so che mi manderebbero KO tutti con un colpo. Vai con colpo. A proposito di colpo. Sì, finché non disattivi l'interruttore segreto compariranno tutte queste guardie, lo sappiamo già. Piuttosto vediamo di qua che c'è. Un Drae, e c'è un Rosy, morso. Zubat, colpo. Sembra quasi noioso. Ma vabbè, ancora colpo. Quasi livello 31. Ancora colpo. E indovina, colpo, bravo. Sì, lo sappiamo che bisogna premere un bottone per dire vabbè. Abbiamo trovato una pepita. Ok, altro allarme. Palla d'ombra. Zubat. No, vabbè, manteniamo Eevee, usiamo attacco rapido e poi morso. Bravissimo Eevee. Ah, vero, ce ne sono due. Ogni volta non me lo ricordo, è inutile. Attacco rapido. Grimer, ancora attacco rapido. E attacco rapido. Rattata, morso. Attacco rapido, visto che ci tiene a morire. Oh, che palle con sto le guardie. Di qua io mi ricordo che compaiono Pokémon dipende dove cammini. Merda. Sì, direi di andare a curare il nostro povero Eevee. E anche Gyarados, dai. Provo di qua. Ma porca puttana. C'è tutti con autodistruzione, mi ha fatto pure brutto colpo. Fammi indovinare, anche questo Pokémon conosce autodistruzione? Ah, porca puttana. Vai con surf, devo andare a curare un Eevee. Morso, morso. Che palle. Vabbè, affrontiamo questa recluta con il nostro Gyarados rosso. Sì, ci terrò sempre a precisare che è rosso. Non perché sono razzista, ma perché è un fottuto Gyarados shiny. Ma porca puttana. Mi farà sclerare questa zona piena di... Mamma mia, mi ha confuso. E sono pure confuso, così confuso a colpirmi da solo. Vabbè. Oh, santo cielo. Grimer. Crepa. Perché poi... Cioè, sarebbe divertente. Ma mandano sempre gli stessi Pokémon. Non hanno una strategia. Hanno solo 4 Pokémon rompipalle. C'è i Pokémon selvatici che ho incontrato in quel sentiero grigio e bianco. Almeno una strategia l'hanno. Si sacrificano per il loro paese. Questi mandano solo Pokémon per romperti le palle. Vabbè, immagino abbiate capito. Comunque, lì c'è uno scienziato con un computer. Ma chissà cosa farà quel computer a parte riprodurre video porno. Un tempo questo era un covo ninja. Ci sono molte trappole per gli intrusi come te. Wow, statue che avvisano il Team Rocket, sono qui, e Pokémon che si sacrificano per il loro paese, proprio over 9000. Porca puttana, me l'ha paralizzato. E noi sappiamo che quando un Pokémon che si evolve tramite affetto ha un problema di stato, sono cazzi, quindi devo curarlo dalla paralisi. Scusate un secondo. Ok, rieccomi. Sì, abbiamo curato Ira di Drago. Che è un'ira di drago para sempre i culi. Magnemite, ancora Ira di Drago. Oh merda. A 3 PS. Vabbè, sopravvissuto e l'ha mandato KO. Allora, Magnemite, visto che Magneton è l'unico al... al 12 lì, no, al 31, mica al 12.
direi di usare Sonic Boom e anche di metterlo davanti. Questa parte durerà secoli, già me lo sento. Sì, perché siamo giunti a quelle parti proprio infinitesimali. Ah, comunque, piccole info per voi. Ho scoperto come si fanno registrazioni programmate, cioè che io decido a che orario voi potete iniziare a vederle. Quindi non sorprendetevi se vedrete video sempre a un solito orario. In questo momento il mio orario è, diciamo, le 5. Magnitudo 8. Ah, cioè, vero, colpisce anche se sei sottoterra, ma vaffanculo, va. No, io faccio il giro largo, cioè il giro largo. Mi curo i Pokémon e faccio il giro largo, stavolta non mi interessa niente. Anche perdendo troppo tempo, cioè questa parte già è lunga di suo. Poi io faccio avanti e indietro a curare i Pokémon ogni 3x2. Però sinceramente mi stufo a usare pozioni, per cui... Oh cazzo, ho sbagliato via. Non c'è tempo. Ok, finalmente siamo arrivati. Va tutto bene? I tuoi Pokémon sono deboli e stanchi? Eccoti delle medicine. Perfetto, lui mi ha curato i Pokémon anche se erano già curati. Dobbiamo trovare le password, che sono due. Che mi ricordo erano Coda Slowpoke e Coda Raticate. Oh oh, azione. Certo, sto Magneton però l'hanno fatto scarso, non impara molte mosse. Ma impara tuono shock. È livello 32. Quindi mettiamo davanti uno un po' più degno, tipo Quilava. Ci vogliono due password per accedere alla strada. Sì, vabbè, questo lo sapevo già. Ehi, quel tipo col mantello è un osso duro. Ma perché cazzo dite tutti la stessa? Oh, troppi strumenti. Ma io la cura totale la voglio. Quindi sapete che vi dico? Fuori le ghicocche. Tanto io da Francia non ci andrò mai. Infatti mi ricordo che le altre ghicocche le ho depositate. Poi la cintura nera migliora le mosse di tipo lotta. Ma io non ho Pokémon che conoscono mosse di tipo lotta, peccato. Vabbè, ci prendiamo sta cura totale. E anche questo antigelo. Che faceva l'antigelo? Tu vorresti sfidarmi? Sei fuori di testa, ma hai fegato, mi piace. Se mi batti di... Ah, mi darà una delle due password. Perfetto, siamo andati a prendere quello che ha la password Coda Raticate. Ruota fuoco, spacca roccia, bye bye. Sì, qual è la password? La password per la stanza del capo deve essere Coda Raticate. Ah, vero! Noi abbiamo le password per andare dal capo. Ah, proteina. No, vabbè, non me ne faccio niente per aumentare le statistiche, tanto ci sono già gli apps. Il Pokémon puttana! Brutto colpo. Trasformazione, adesso è di tipo... Che bello, però. Che è proprio asso del mimetismo. Oh, mi ha copiato la mossa. Ma dai, però, che palle! Ma porco... Oh, muorici male. Finendo le pozioni ora che ci penso, ma vabbè. Andiamo ad affrontare lui prima di vedere che password ha quella. Oh cazzo. Vabbè, si è solo sacrificato per il suo paese. Oh merda. Sta usando fango. E questa non è una bella mossa. Vabbè, super pozione. Ah, ovvero ho anche le iper pozioni. Va bene, allora forse ce la facciamo. Lei conosce la password, ma la dobbiamo battere prima di sapere che password è. Poi manda Gloom, ruota fuoco. Va bene. Coda Slowpoke e Coda Raticate. Perfetto, abbiamo le due password. Ora, dove si trovava il capo? Qua, mi pare. Che cazzo è sta roba? Ok, un computer. Affrontiamo anche le UV. Spacca roccia. Paccaroccia non ha molto effetto. E allora vai di forza. Chi manda non l'ho visto, ma mandiamo vivi per sicurezza. Appunto. Lui sapeva di perdere, però ci ha affrontato lo stesso. Genio. Mettiamo Golbat davanti, che non l'ho ancora usato in questa parte.
Oh, che palle pure tu, Ugo, ti metti in mezzo. Lo sappiamo che hai perso contro Lenze. Ah, non ci affronta. Prima di andare ad affrontare il cavo, vediamo cosa c'è qua, perché mi ricordo c'era una MT che se non sbaglio è furto. Interessante. E allora andiamo, inseriamo le due password. Quanti minuti sono il registro? Ah, vabbè. E tu chi sei? Questo è l'ufficio Giovanni, il nostro capo. Si allena in solitudine da quando Team Rocket fu smantellato, ma prima o poi tornerà per riprendere il comando. Perciò stiamo vigilando. Nessuno può introdursi in questo posto. Va bene, hai ragione, generale del Team Rocket. Preparati a subire il mio attacco d'ala. Raticate. Andiamo a Gyarados. Proprio di potenza. Colpo. Coughing. Eevee. Palla ombra. Ok, morso. Non hai potuto farci nulla. Chiedi perdono Giovanni. Ora lui cioè la password è al riconoscimento vocale, ma non sa che c'è questo Markrow che pronuncia. No, in Pokémon Argold e Soul Silver è al riconoscimento vocale. Qui invece semplicemente il pappagallo, o meglio il Markrow, ci dice la password. Ma lo faremo nella prossima parte. Sto scherzando. E la password è viva Giovanni. Fermati lì dove sei. Chi sono questi, la brutta copia di Jesse James? Va bene, hai ragione. Vuole combattere anche Lenze. Ma ovviamente a noi lascia affrontare quella più forte. Attacco d'ala. Avvolgi botta. What? Sei seria? Comete. Markrow. Ho mandato Eevee, vabbè. Attacco rapido non fa molto. Palla ombra peggio. E vabbè, l'abbiamo sconfitta comunque. Qui lava. È il tuo turno, usa ruota fuoco. Eh sì, vabbè, anche lei dice che saremmo stati degli ottimi membri del Team Rocket. Allora, hanno abbandonato questo posto, però la macchina funziona ancora. Perché funziona ancora? Molto semplice, perché ci sono tre Electrode dal mio lato e tre Electrode dal lato di Lenze che cedono energia. Però noi ce ne occuperemo nella prossima parte. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento e mettete mi piace alla pagina Facebook e seguitemi su Ask. E noi ci vediamo in un prossimo video. Statemi bene, bella gente.